Riflettete che spesso ci manca il momento di silenzio, il momento in cui si può pensare a noi stessi. Allora ecco che una festa come questa ci porta a riconoscere che abbiamo bisogno di qualcosa di diverso da quello che facciamo tutti i giorni. E allora si va all'essenziale. C'era un grande scrittore, Jean Guiton, che ha scritto un libro prima di morire, sono 15-20 anni fa, dice l'essenziale. E sono andato a leggere, l'essenziale è quello che nessuno normalmente fa vedere, ma che sta dentro. Allora dico, con tanta esternazione che noi abbiamo di tutti i tipi, non è bello poter trovare un giorno come questo e di riunirci, sì, insieme agli altri, ma guardando a una figura come quella della Madonna che ci affascina, che ci unisce, che ci mette in comunione, che ci fa pensare alle cose più alte e non quelle tutti i giorni della quotidianità e anche dei problemi, delle cose. Allora, il fatto che questa tradizione così forte, devozione alla Madonna, poi viene fuori da un evento che tocca, diciamo, il sisma, il terremoto, un evento naturale. Questo credo che dà una caratteristica, perché normalmente io andando per il mondo trovo devozioni che nascono da altri contesti, addirittura perché è stata trovata un'immagine in un fiume come la Vergine di Aparecida in San Paolo, e che poi qualche pescatore l'ha presa, poi l'ha portata a casa e questa è diventata miracolosa. Ah, qui c'è qualcosa di più, vorrei dire, se si può dire, perché la Madonna sa fare quello che vuole, ma qui c'è stato un terremoto così violento e che poi con l'intercessione appunto della Madonna, il popolo che si è radunato e che ha pregato e la Madonna è intervenuta. E insomma, lì ha fermato il terremoto. Magari, ecco, preghiamola perché fermi il terremoto ora nel centro d'Italia. Ecco, io credo che la fede veramente muove le montagne. A che punto è sul piano pastorale l'apertura del sino dalle famiglie in crisi o addirittura spezzate? Ecco, noi siamo dei punti di forza, sì, molto di forza, quindi siamo molto molto avanzati. Ci sono state molte dichiarazioni anche per poter capire di più. Il documento va letto tutto, specialmente l'ottavo, che è quello che è l'ottavo capitolo, deve essere letto dalla prima parola all'ultima, allora si capisce che cosa vuol dire, anche quali sono i limiti e le possibilità per tutti quelli che vogliono veramente e credono nel matrimonio e nella Chiesa. Per cui è chiaro che il Papa ha firmato l'Amoris Laetitia e la presenta così intera com'è. Poi lascia libertà anche di poter discutere, approfondire, perché non si finisce mai di capire. Quindi i temi sono quelli. Bisogna arrivare a avere una coscienza più profonda delle situazioni. I sacerdoti sono chiamati a un discernimento, un grande discernimento, lavorare con le coppie che si trovano in queste situazioni e lì arrivare naturalmente accompagnando a fare un itinerario. E poi il Signore aiuta anche a risolvere i problemi. Mi ha fatto riferimento anche alla crisi durante l'omelia, perché quell'assenza del vino mi veniva trasparente. Sì. E la crisi come sta cambiando il modo di essere chiesa, il modo di essere pastore? Guardi, la crisi credo che è uno stimolo, questo, anche la parola proprio etimologica vuol dire quello, non vuol dire che so io distruzione, anzi vuol dire proprio mettersi in discussione e quindi si cresce, è come il rischio che stavo dicendo che si alza il piede e non si sa se poi io trovo un terreno forte per poterlo poi mettere oppure no. Ma la crisi bisogna prenderla così e allora è un vantaggio, è uno stimolo. E questo io credo che la Chiesa è maestra, perché sono 2000 anni che vive nella realtà e come tale quindi sa benissimo i passaggi storici,
ci sono gli alti e bassi, le situazioni, e sono sempre nuove. Ora, quello che il Papa attualmente indica è che occorre una Chiesa in uscita, vuol dire in movimento, non statica dentro i palazzi, dentro le proprie certezze, no, perché tutto si muove, eppur si muove. Allora dico, non possiamo non rimanere fermi. Tanti anni al servizio diplomatico della Santa Sede, sì. A suo avviso, tre emergenze oggi, nel mondo di oggi. Ah, tre emergenze? Bene, guardi, io credo che ci sia una emergenza in questo momento di pace, cioè se il Papa ha detto che c'è una guerra a pezzi, è già un segnale, perché in effetti noi non ce ne diamo conto qui in Europa, però altrove, negli altri paesi, ci sono queste situazioni che portano veramente ai conflitti e possono venire ai conflitti armati. Il secondo luogo, l'economia, che dovrebbe essere maggiormente distribuita, quindi i beni dovrebbero essere meglio distribuiti. E poi i valori. Guardi, senza valori il mondo non va avanti, cioè ideali, e questo lo si dà ai giovani soprattutto. Io avrò un incontro stasera a Perugia con i giovani e parlerò proprio su questo. Vogliamo infondere loro speranza. La speranza viene quando io gli presento un buon progetto da poter realizzare, cioè un progetto di vita. E la Chiesa può proporlo, perché la fede è forte. La fede che cos'è? È la figura di Gesù, in cui c'è tutto. C'è la parola, c'è il comportamento, c'è il suo essere persona e quindi la sua testimonianza è così.